Io non devo parlare, non so se si è capito. Devo solo concludere. Non so se c'è qualche domanda o anche qualche riflessione per quello che abbiamo ascoltato. Sicuramente abbiamo ascoltato molto, parole intense, per quanto mi riguarda molto belle. A voi, se alzate la mano, c'è una valletta che viene a portarvi il microfono. Non troppo, di solito gli adolescenti fanno così, ma... Quando inizia uno, poi partono tutti. Per cui chi inizia? Devi dire il nome, Gigi. Sì, Gigi Biffi. Cerco di rompere il ghiaccio. Mi ha colpito il discorso della Chiesa meridionale. Per me la Chiesa è universale. Certo, la situazione in quegli anni era incredibile per il sud d'Italia, non tanto per il sud del mondo. Però vorrei che lei mi spiegasse, mi rivolgo al professore, qualcosa di più su questa Chiesa meridionale. Tutto qua. È vero che la Chiesa è universale, ma la Chiesa è costituita da chiese locali. È una realtà glocal, come oggi si dice, globale e locale. Le chiese locali in realtà sono le diocesi, e però le diocesi poi storicamente risentono anche degli ambienti degli stati, delle culture, e per lungo tempo non c'è stata un'Italia, ma ci sono state molte Italie, e ci sono state al loro interno diverse culture cattoliche, diversi modi di evangelizzazione, anche diverse spiritualità. Se voi pensate che il Salento per un periodo significativo della propria storia era legato alla Chiesa orientale, alla Chiesa greca, era molto presente, erano presenti il monachesimo basiliano, tanti santi per i quali nel sud c'è una forte devozione sono santi bizantini, Niceta, Foca, ma anche Lucia, Nicola di Mira, insomma ci sono tanti grandi santi bizantini. Quindi c'è una differenza storica, ma al di là di questo dico solo due punti, perché quel Monsignor Mincuzzi che ho citato come maestro sia di Don Tonino che mio, per me, come dire, in modo molto più modesto naturalmente, è stato un grande vescovo meridionalista, e cioè un vescovo che ha sottolineato due cose. Uno, la Chiesa cattolica è stata all'interno della questione meridionale, cioè la differenza è in qualche modo i problemi del sud. Da questi problemi del sud la Chiesa non può tirarsi fuori, è stata in qualche modo all'interno, per qualche aspetto responsabile anche, di certe forme di consolidamento del potere, di struttura di potere, ma soprattutto l'idea che tutto va delegato al potere, ecco, che è molto forte nel sud e che deriva anche da un certo tipo di presenza della Chiesa nel sud. Quindi, dicevano questi vescovi, la Chiesa è dentro la questione meridionale, ma anche la questione meridionale è dentro la Chiesa. Questo forse è meno ovvio, però è altrettanto importante. Non vedo più il signore che mi ha fatto la domanda. Ah, eccolo. No, perché mi piace guardare chi... Allora, la Chiesa, la questione meridionale nella Chiesa, cosa vuol dire? Vuol dire che al momento dell'unificazione, l'unificazione ha significato cose diverse per la Chiesa del Nord e per la Chiesa del Sud. Perché nel momento dell'unificazione sono stati incamerati tutti i beni degli ordini e delle congregazioni religiose, questo sia al nord che al sud. Ma il problema è che la struttura della Chiesa meridionale, con la Chiesa ricettizia, che era una particolare conformazione della Chiesa meridionale, faceva sì che ci fossero delle collegiate, diciamo così, che furono intese in modo analogo agli ordini religiosi, per cui furono espropriate anche queste. E insomma,
l'unificazione rappresentò un impoverimento totale per la Chiesa meridionale, il che ha significato anche che si è venuto a creare uno squilibrio e la Chiesa italiana è stata per molti anni, e per certi aspetti lo è ancora, una Chiesa a trazione settentrionale. Le grandi case editrici cattoliche sono sorte nel nord, perché lì c'erano i capitali per farlo. La stessa Università Cattolica, la prima grande, adesso ce ne sono altre, ma insomma è stata fatta a Milano. Ma soprattutto a partire dal pontificato di Pio X, quindi 50 anni dopo l'unità, siamo ai primi del Novecento, è cominciata un invio massiccio di vescovi settentrionali al sud, mentre il reciproco non si è mai verificato e ancora oggi non si verifica. Mentre io sono sicuro che voi ricorderete alcuni grandi vescovi meridionali come Monsignor Riboldi. Monsignor Riboldi, vescovo del sud, era un settentrionale. Io ho citato due grandissimi a cui ho voluto tanto bene e che stimo come grandissime figure, vescovi di Bari, Balestrero e Magrassi, tutti e due religiosi non meridionali, il che va benissimo, sono stati un arricchimento della Chiesa, in qualche caso hanno creato qualche problema, come il Cardinal Ruffini catapultato a Palermo, che diceva che la mafia era un problema dei siciliani, insomma non ha capito nulla della mafia. Tuttavia registro il fatto che non si è mai, ancora adesso Don Carlo Bresciani, che è mio amico sacerdote di Brescia, è diventato vescovo di San Benedetto del Tronto, il mio carissimo amico Monsignor Ghidelli, che era assistente in cattolica quando io ho insegnato in cattolica, è stato vescovo a Lanciano. Insomma, continua ancora questa cosa, che è positiva, però mi piacerebbe anche l'inverso. Mi piacerebbe qualche pugliese, non che non ci siano, Don Bruno Forte potrebbe benissimo essere un cardinale arcivescovo di Milano, pur essendo napoletano. Ma questo non si è mai verificato. Ecco perché esiste una differenza ed esiste una questione meridionale nella Chiesa. Ecco, si volevo chiedere per i giovani come vivono l'eredità spirituale di questa bellissima figura. Ecco. Qui dovrebbe rispondere Don Fabio, che ha creato per un certo periodo, quando era lui più direttamente responsabile della pastorale giovanile a Saronno, ha creato un bel ponte tra la realtà saronnese, dei giovani saronnesi, e quella dei luoghi dove è vissuto Don Tonino Bello. Ha portato, forse sono anche presenti alcuni giovani di questa parrocchia, della parrocchia di San Giuseppe, sulla tomba, a pregare sulla tomba di Don Tonino Bello. Hanno incontrato anche l'attuale vescovo di Otranto, che è l'eccese, che è stato il successore di Don Tonino Bello a Molfetta, e che ora poi è stato spostato a Otranto, dell'arcivescovo di Otranto. Ma Don Fabio, non so, è lui che deve dire. No, dice che parli io, perché così posso parlare bene di lui, naturalmente, no? Insomma, lui comunque può dirlo meglio di me. Credo che siano state esperienze molto significative per i nostri ragazzi di questa parrocchia, della parrocchia di San Giuseppe, esperienze di spiritualità forte. Per quanto riguarda la realtà dei giovani, o di Molfetta o di Alessano, cioè proprio pugliesi, ho più difficoltà, perché io ormai sono ambrosiano, io che prima fui rudino, come per parafrasare le parole di un poeta passato, e quindi io sono ambrosiano e quindi ho un po' di difficoltà oggi a dire le dinamiche. Certo, la pastorale giovanile in Puglia
è ancora adesso molto effervescente, è molto forte. Per i dati che conosco dell'azione cattolica, l'azione cattolica ragazzi e diciamo la dimensione giovanile in Italia è molto forte, in Puglia e in Veneto, però questo è un dato molto estrinseco che dice poco. Esiste una fondazione Don Tonino Bello dove ci sono i fratelli di Don Tonino e poi ci sono anche le generazioni più giovani e fanno un'attività che è spirituale, pastorale, ma molto anche culturale ed è abbastanza significativa. Non saprei dire di più, ecco, anche perché la domanda aveva varie sfaccettature. Io penso che per il modo di scrivere e per il fatto che oggi il pontificato di Francesco ha riaperto e rilanciato quella primavera di cui parlavo, io penso che questi testi possano essere messi in mano ai giovani di oggi e che parlino in modo forte perché hanno una comunicazione efficace del Vangelo. Ecco, questo è il punto. Non è una costruzione di riflessione spirituale su autori spirituali, che pure ci sono, e basta. Al fondo si arriva a Gesù Cristo e al Vangelo, perché la spiritualità di Don Tonino è cristocentrica e permeata di Vangelo. Sì, volevo dire una riflessione collegata sui giovani che mi faccio spesso adesso in questo periodo, rileggendo anche la grande sollecitazione di Papa Francesco. Se andate a rileggere il discorso che Papa Francesco ha fatto a Lampedusa, per esempio, ritrovate una coordinata che è molto anche dentro Don Tonino nella lettura, che è la valorizzazione dei sentimenti. Nell'Evangelio di Gaudium parla molto della commozione e dice se non si riesce a piangere, sapete il discorso di Lampedusa, dice la globalizzazione dell'indifferenza, e però mette in gioco i sentimenti che sono la compartecipazione, la commozione, qualche volta anche l'indignazione, ma far lievitare i sentimenti e la capacità poetica di Tonino è certamente contemporanea, rivolta molto di più anche un modo di essere giovani, di riguardare anche la cura dei sentimenti che hanno a che fare con la pregnanza del Vangelo, e credo che questa sia una straordinaria contemporaneità della sua figura, ma di un percorso che è dentro certi progetti pastorali, ma è una prospettiva educativa. È un grande educatore appassionato, l'educazione come processo non calato dall'alto, ma un processo di partecipazione, di passione. In questo senso il calore del sud entra dentro anche noi come, e viceversa, cioè c'è il problema della passione. E questo è uno degli elementi importanti che fa intravedere questo. Noi siamo sostanzialmente una serie di figure che hanno segnato questo percorso. E Tonino è dentro, se andate anche a Molfetta, qualcuno vede, ci si rende conto che c'è questo percorso, che ha creato schiere anche di giovani, tra l'altro una funzione anche Pax Christi, sostanzialmente è un gruppetto di manipolo di un gruppetto che però era diventato evidentemente significativo, portando dentro anche posizioni, se volete io uso spesso questa parola che è molto importante per la dimensione della fede, la dimensione dell'ingenuità. Solo i poeti possono essere ingenui. E c'è bisogno di una spiritualità che ha dentro questo sguardo della poesia, dell'ingenuità come elemento importante. Non si crede senza avere uno sforzo, una custodia anche dell'ingenuità, della fiducia. Se volete, per esaltare invece qualcun altro di metà fiorentino, anche se oggi va avanti molto la Toscana e mezzo il paese, ma Ernesto Balducci usava una frase molto forte: siate ragionevoli, chiedete l'impossibile. Credo che sia un pezzo di utopia che sta dentro, in quell'utopia coi piedi per terra, come diceva anche Don Tonino, credo che
faccia bene ai giovani, quella bisogna immettere dentro la voglia di futuro e di non lasciarsi rubare la speranza. Posso evocare un'immagine che, come dire, per tutti quelli che erano tantissimi, è rimasta nel cuore. Recentemente mi è capitato di rievocarla con Monsignor Bettazzi, anche lui la ricordava benissimo. Nell'86-87, non ricordo bene, ci fu la Route Internazionale di Pascristi in Puglia e c'erano tantissimi giovani da tutta Europa, organizzato in vari momenti, e poi il momento finale fu a Molfetta, nella cattedrale di Molfetta. E allora ci fu questa veglia di preghiera dove c'era Don Tonino Bello e c'era anche Monsignor Bettazzi, tutti e due vescovi, stavano lì con la mitra e il pastorale, tutti e due, e a un certo punto, alla fine di questo momento di riflessione, di preghiera, come segno, lanciarono una colomba dentro la cattedrale dal presbiterio, che è un po' più alto, lanciarono questa colomba. Questa colomba, forse un po', insomma, dentro la chiesa, svolazzò un po' e poi scese a terra. E allora i due vescovi, prendendo il pastorale dalla punta, cominciarono a rincorrere questa colomba per farla volare. È veramente un'immagine strepitosa e fortissima di una chiesa che spinge lo Spirito Santo invece di essere spinta dallo Spirito Santo. Ancora qualche domanda, abbiamo tempo. Mi pare che nell'eloquio fatto in questo periodo qua da tutti e due i relatori non abbiamo sottolineato un po' gli ultimi tempi di vita di Monsignor, di Don Tonino Bello. Quando la malattia l'ha consumato, quando il suo medico personale, non credente, però sempre molto seguito, l'ha curato fino in fondo, quando insomma lui ha vissuto il dramma del dolore, della sofferenza. Ecco, forse qualche accenno si può farlo, perché mi pare che anche questo, diciamo, sulla via della sua santificazione, beatificazione, eccetera, credo che abbia un significato molto importante. Se voi fate anche banalmente una ricerca su internet per le immagini o per i filmati, vengono fuori queste immagini dell'ultimo Don Tonino, col volto molto scavato, con la voce che aveva difficoltà a venire fuori, e la sua ultima quaresima e le celebrazioni di Pasqua non poté farle, ma lasciò un messaggio registrato che è veramente commoventissimo. E certo, queste lui si può, due cose vorrei dire. Una è che i fratelli insistevano molto perché fosse curato in una clinica americana molto costosa, e lui rifiutò dicendo che voleva avere le cure che avevano tutti. E l'altra cosa è la profonda spiritualità con cui ha vissuto le ultime fasi della sua vita, della malattia, con l'immagine della parola di Dio, Torcular calcavi solus, mi hai spremuto nel torchio ed ero solo. Questa immagine che ha attraversato la storia della spiritualità è un'immagine presente in tanti grandi classici della spiritualità cristiana, e anche nell'immagine ci sono alcune immagini fin dal Medioevo in cui si vede la croce che è un torchio che spreme ed esce il sangue come una vendemmia di sangue. Ecco, qui immagine biblica che è presente nella grande spiritualità. E Don Tonino si è rispecchiato in questa immagine del torchio, perché lo vedeva proprio tipico anche della sua vita e della cultura contadina pugliese, in particolare il torchio del frantoio dell'olio, ma il torchio anche del
spremitura dell'uva per il vino, e l'ha fatta sua nella linea di questa spiritualità. È stata, come dire, anche in questo l'ultima espressione della sua cattedra episcopale, diciamo così. Credo che molti, cioè non molti, tutti i sacerdoti di Molfetta ricordano questi ultimi momenti. Io ho parlato, come vi dicevo prima, citavo l'attuale arcivescovo di Otranto, che anche Don Fabio ha conosciuto, che è stato il successore di Don Tonino a Molfetta e che in quel momento era a Molfetta come direttore del seminario regionale pugliese, che ha sede a Molfetta, e è stato vicino proprio agli ultimi momenti di vita di Don Tonino. E certo, come dire, lì c'è la commozione che si ha per chiunque stia per lasciarci, no? Qualsiasi fratello che si trovi in questa condizione, però anche nel caso suo, di Don Tonino, questa testimonianza che io ho avuto da Monsignor Donato Negro è appunto quella di una grande serenità e forte spiritualità in questo passaggio, che certo non, come dire, umanamente non è facile, non è semplice. C'è ancora qualcuno, se no concludiamo. Sì. Non ve lo presento. Grazie Fabio. No, stavo pensando che a proposito dei giovani, no, ritorniamo indietro di un passo rispetto all'ultimo discorso, forse non è neanche il caso di andare a cercare che cosa lui ha detto ai giovani, che cosa faceva per i giovani, perché è proprio il suo stile, che è uno stile che passa, cioè una comunicazione, il suo modo di parlare, il suo modo di porsi, al di là degli argomenti, prende la fascia giovanile. Secondo me è proprio un modo di essere, non è un settore della sua attenzione, della sua pastorale, è tutto. Se tu un libro di Don Tonino oggi lo dai in mano a un giovane, cioè voglio dire, nel panorama dei vescovi, ma non perché i vescovi siano bravi o non bravi, ma perché è chiaro che quando uno è in una certa posizione tende a usare un certo tipo di linguaggio, certi tipi di modi di comportarsi, lui no, cioè lui aveva questa capacità di parlare al di là di quello che tu ti aspettavi, e questo secondo me è molto efficace per i giovani di qualsiasi stagione. Un'altra cosa, pensavo, insieme alla sequela di Cristo, col passo degli ultimi, e in qualche modo è proprio, come diceva Don Virginio, potrebbe essere non il programma pastorale di Don Tonino, il programma pastorale di Papa Francesco, forse in qualche modo, senza che lui l'abbia mai dichiarato, non ha mai fatto un programma pastorale, perché anzi non amava troppi programmi, il cardinal Martini, cioè alla fin fine si ritrovano, no, certe, e credo che potrebbe essere un ottimo spunto anche per le nostre riflessioni a livello di città, a livello di comunità pastorale, si potrebbe anche partire da lì. L'ultima cosetta mi viene in mente, e questo mi mette molto in crisi. Perché? Perché quella chiesa meridionale, di cui adesso tu Fulvio hai un po' reso vivace la cosa, mi verrebbero delle battute, eh? Ad esempio, perché non viene nessuno a fare il vescovo a Milano? Perché si fermano tutti a Roma, quelli del meridione, non c'è problema. No, è chiaramente giusto per. La dico senza crederci, però qualcuno ha applaudito. No, volevo dire, mentre in questa chiesa, c'è
storicamente c'è stata, c'è storicamente la mafia, ci sono state fortissime prese di posizione da parte della Chiesa, da parte di preti che ci hanno rimesso la vita, da parte di vescovi. Io vado molto in crisi per il fatto che scopriamo che a Saronno in settimana hanno catturato, e beh, insomma Saronno, Gerenzano, insomma qua, non è che, ma, no, hanno catturato 35 dranghettisti. Da anni, si sa, prima ero vicario della zona di Monza, a Desio erano usciti casi gravissimi, cioè assolutamente paragonabili a quelli del sud. E la Chiesa, quindi ecco perché mi sento molto, molto in crisi, molto in colpa, la Chiesa non ha dato segni di accorgersene. Mentre è stata la Chiesa del nord, chiamiamola così, visto che siamo entrati in questa dinamica, attentissima e molto forte nei confronti del terrorismo, ad esempio, ricorderete tutti che in qualche modo, tra virgolette, una resa del terrorismo milanese è stato fatto proprio all'arcivescovo Martini, consegnando in arcivescovado delle armi. A livello di mafia siamo del tutto sprovveduti. Cioè io mi dico, io non mi accorgo, noi forse come Chiesa non abbiamo questa sensibilità per percepirla, per accorgerla e quindi per denunciarla, per prendere distanze, per allertare, per, insomma, non lo so, per fare. Ecco, questo veramente mi dice, ma è possibile che, non lo dico ad altri, a me, che sono così cieco, che non mi rendo conto, o che non riusciamo ad avere una rete tale per cui abbiamo dei sensori sufficienti per generare anticorpi? Cioè questa cosa mi turba moltissimo. E la cosa scopro che c'è da molti anni, che non è contaminazione, è proprio pervasione, è pervasiva la mafia da noi. E di questo, non, ecco, voglio dire, quindi c'è una Chiesa del Sud che io ammiro tantissimo e che ritengo molto forte, molto coraggiosa, molto, non lo so, sveglia, avvertita, acuta, cosa che io non riconosco in me. Ecco. Di comunicare una cosa rispetto a questo, che lo richiamava adesso lui. Tanto il Papa sta facendo una scelta molto grossa, sentivo prima, poco prima di arrivare Don Luigi Ciotti, sarò giù venerdì, il Papa per la prima volta sabato c'è a Latina, grande percorso con le vittime della mafia, dell'andrangheta e altro, il Papa il giorno prima fa la veglia insieme ai familiari delle vittime. Questo è un passaggio anche importante, venerdì la farà insieme. Questo è un passaggio estremamente importante, anche perché di fatto poi la Chiesa del Sud c'è, perché il nuovo segretario fatto dalla CEI pare che venga, giusto, ecco, dalla Calabria, e quindi c'è tutta questa capacità anche continua, ma questa scelta del Papa di volere incontrare nella veglia di preghiera, stando lì presente tutti prima del giorno in cui si fa la manifestazione solita con i familiari delle vittime, vuol dire ricaricare la speranza anche nei luoghi più drammaticamente segnati da questa, che è dovunque. Ormai il territorio è lacerato, ma c'è un'immissione di speranza straordinaria che ci permette davvero, quello che diceva adesso, di guardare che il futuro c'è, è già dentro, germoglia, non possiamo essere lamentosi, dobbiamo essere capaci di assumerla, perché l'urgenza è questa, e credo che Don Tonino, me lo permettete, se gli facciamo troppo onore viene giù nelle tombe perché non vuole mica essere santificato, cioè nel senso che la prima cosa da fare è di non santificare le persone che non sono lasciate, perché poi il problema è di accoglierlo e di renderlo dentro nel percorso di tutti noi. Io concludo così, visto che mi hanno messo sul manifesto, ma
Sono stato 4 anni in Salento io con i giovani qui della città, esperienze molto belle. Direi quattro cose importanti metterei: il mare, le sagre, che le abbiamo girate tutte e si mangiava bene, però sono partito dall'ultimo, perché al secondo posto di quell'esperienza io metto l'accoglienza della gente. E direi l'accoglienza della Chiesa. Noi abbiamo condiviso molto incontrando realtà, situazioni, giovani, ed è stata un'esperienza forte. Quei giovani che sono stati, se andate a cercarli, ve ne parlano per una serata intera, ne sono certo, no? E poi al primo posto sicuramente avere scoperto lì la figura di Don Tonino Bello. E io credo, con i giovani in quegli anni abbiamo letto davvero i testi, preparavo un po' un libretto, eccetera, e sicuramente, ma è stato detto prima, poi anche Don Armando, un linguaggio molto giovanile, molto molto vicino al linguaggio, ai desideri, al cuore dei giovani di oggi. E se devo dirvi, credo che io personalmente, ma credo anche quei giovani là, il luogo anche fisico in cui abbiamo, credo, respirato lo spirito, il senso di Don Tonino, è stato ad Alessano al cimitero. E qua dietro scorreva l'immagine prima, quando c'è quel prato, abbiamo fatto penso anche un'ora di silenzio lì. Io ho confessato i ragazzi, i giovani lì su quel piccolo anfiteatro. Credo che quel luogo lì, nel silenzio, nella semplicità, nell'essenzialità, veramente ti parla al cuore di Don Tonino. Io questo lo ricordo davvero molto volentieri. La cosa che, per concludere, pensavo questo: nel Vangelo di domani, ascolterete, è lungo il Vangelo di domani, ma nella parte finale Gesù che dice: ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Mi sembra questo è Don Tonino. Cosa ci direbbe oggi Don Tonino? Questa roba qui: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Proprio un invito grande alla speranza, che credo sia uno dei messaggi forti di Don Tonino. E noi oggi di che messaggio abbiamo bisogno? Proprio di questo, della speranza. E quindi io nella predica domani parlo della Chiesa che deve avere questo sguardo allungato, cioè capace di arrivare al cuore oggi della gente, della storia. Don Tonino ha avuto questo sguardo allungato, capace di arrivare dentro al cuore della gente, della storia, di tante vicende. E questo diventa anche un po' il nostro compito. Ecco, proprio come diceva lui, adesso abbiamo Don Tonino, io dico un grande profeta, io sì, oso dire questo, un grande profeta. Ieri sera, a pochi passi, qua sopra, Cardinale Carlo Maria Martini, un grande profeta. Domani pomeriggio Charles de Foucault, in prepositurale, un grande uomo di Dio, anche legato tra l'altro anche a Don Tonino. Ecco, va bene. Poi Papa Francesco, un grande profeta, benissimo. E noi? Cioè io vorrei che Tonino, Carlo Maria, Charles de Foucault, Francesco, bene, però tocca a noi adesso. Sostenuti e incoraggiati da questi grandi testimoni, però adesso siamo noi, il mondo, la realtà, il futuro, uno sguardo buono su quello che sta davanti. Cioè tocca anche a noi fare ciascuno la propria parte, questo mi sembra importante. E finisco veramente, però io mi sento dal cuore, dentro a questa serata, pensando a Don Tonino, io devo fare un nome, ed è Don Martino, perché io ho imparato Don Tonino da Don Martino, e in casa mia tutti i libri di Don Tonino che aveva Don Martino nel suo studio non li ho rubati, però sapendo del legame mi hanno detto se li volevo e ho detto di sì. E quindi io credo che questa serata un po' anche in memoria di Don Martino, secondo me sì. Ringraziamo Don Virginio, ringraziamo Fulvio e ringraziamo ovviamente l'Associazione Culturale Pugliese che ci ha regalato questa bella serata. E grazie a voi!